Peter non tornò. Non sarebbe stato facile trovare una scusa per lasciare la stazione e andare fino a Polis, ma avevo dato la mia parola. Venni a sapere che la carovana sarebbe partita alla volta di riga l'indomani e che aveva bisogno di guardie. Mi offrii volontario. Ma era ora! Te la sei presa comoda come al solito! Prendi la tua roba e vai al binario. Gli altri ci stanno aspettando. Ci vediamo lì. E cerca di non scordarti nulla, Artyom. Mi dispiace, Artyom. Questa parte della stazione è temporaneamente isolata. Solo le guardie sono autorizzate a passare. Dono di un ranger. Perché devo continuare a sottolineare? Ciao, Artyom. Mia madre me l'aveva detto di lasciarti perdere. Sei sicuro di non essermi colpito dallo scanno? Che ne dici di... una casa? Ci sono. Mi sembra la cosa dove vorresti vivere con la tua mamma e il tuo papà. Un sogno. Ho sognato che ero di nuovo in superficie. Non mi interessano i tuoi libri. Ci vorranno almeno 50 anni prima di poter tornare in superficie. Tanto vale che ti rimetti a dormire. Ok, va bene. Papà, quando tornerà la mamma? Presto. Vorrei tanto che potesse vedere quanto sei cresciuto. Così quel tizio alto mi si avvicina e fa: piccola, se mia moglie cucinasse come sporco te, dappertutto. Sarei l'uomo. La gente è sporca, sai. Dovunque mi giri, non vedi altro che bugiardi, ipocriti, tu. Chi va? Io sarei sporco. Senza io sono sporco, tu sei un pezzo di merda. Lasciami riposare, ok? Troppo devo buttare di guardia. Levati dai piedi, Artyom. Ma la cosa più importante è che d'ora in avanti le gallerie settentrionali saranno pattugliate da unità militari congiunte, che costituirà un importante passo avanti nella difesa del sistema della metro. Non farmi più preoccupare così. Come gesto di buona volontà, le truppe di riga sono già... Guarda qui, questa sì che... Le buone armi fanno i buoni soldati. Sei di nuovo ubriaco. Alzati, fannullone. Che ne pensi del tizio nuovo? Come se tu fossi... Salve, Artyom. Hai bisogno di armi? Ok, diamo un'occhiata. Mitragliatrice calibro 5.45, prodotta nell'armeria. È poco precisa e quando si surriscalda brucia come l'inferno. Per questo la chiamano bastarda. Tranquillo, è la solita vecchia storia. Spara raffiche brevi, Artyom. Prendi anche delle munizioni. Ecco, un caricatore universale per la batteria. E infine, una maschera antigas. Indossala se attraversi delle zone radioattive o se dovessi salire in superficie. Kit di pronto soccorso dell'esercito, se serve. Ok, hai tutto quello che ti serve, amico mio. Prova l'arma nel mio poligono di tiro, se ti va. Ehi, cerca di non esporti troppo, ok? Ok, accomodati pure.
Solo nel nostro negozio puoi trovare un simile assortimento. Pensi che un giorno riusciremo a tornare in superficie? Non sono mai stato a Mosca. L'ho vista solo in qualche vecchia foto. Mosca è sparita. Presto faremo la stessa fine anche noi. Ciao, Artyom. Come stai, Peter? Ma c'erano altre metropolitane. È possibile che altrove qualcuno si... Vieni, figliolo. Sei pronto a partire? Bene. Come probabilmente saprai, la nostra stazione sta stringendo un'alleanza con Riga. Mandiamo un paio di carrelli con aiuti umanitari, armi e altro equipaggiamento. Questo è il carico che dovrai sorvegliare. Non è un viaggio lungo e non dovrebbe essere troppo difficoltoso. Artyom, un'ultima cosa prima che tu vada. Ho notato quanta stima nutri per Hunter, ma la vita di un ranger è diversa dalla nostra. I ranger sono imprudenti per natura, persino violenti. A fare gli eroi non ci si guadagna nulla. Ti conviene tenerti alla larga dei guai. Scorta la carovana fino a destinazione e poi torna a casa il prima possibile. A presto, ragazzo. Che ne dici, un maialino? Ancora una! Fammi tirare il fiato, il massimo. Non ho avuto neanche il tempo di fumarmi una sigaretta. Vai a unirti alla carovana. Buona fortuna, allora. Ma sto leggendo! Artyom! Qui, Artyom! Fa presto! Salve! Allora sei pronto a partire? Sei pronto? Andiamo, allora. Contribuisse alla sicurezza dei nostri confini. Sarei impazzito. L'idea di aver... Tu mettiti lì, Artyom, e tu siediti qui, Eugene. Dimenticato nulla? Hai preso l'equipaggiamento? Allora andiamo. Ehi, ragazzi, siete diretti a Riga? Sì. Me lo date un passaggio? Certo, ma in cambio dovrei aiutarci a tirare la leva. Non c'è problema. Andiamo, allora. D'accordo, allora. Buona fortuna a quelli che restano a casa e anche a noi. Che Dio se la mandi buona. Allora, sei pronto a cambiare aria finalmente? Artyom, finalmente libero! Beh, almeno finché dura il viaggio. Sarà divertente e sarà pure pericoloso. Meglio ancora, giusto?